Benvenuti o bentornati sul canale, io sono Giulia per chi non mi conoscesse e oggi andiamo a provare una cosa fantastica, forse la collezione più bella che è stata mai creata da Shiglam, ovvero questa. Cioè, venga, parliamone, guardate quanto è gigante, è veramente enorme, pesa un sacco. Ed è piena di cose super interessanti che un po', devo dire, mi dispiace anche utilizzare, specialmente una cosa in particolare, ma direi di non perderci in troppe chiacchiere e di andare a vedere che cosa c'è all'interno di questo scatolone. Allora, tra l'altro, datemi un feedback perché ho cambiato microfono e ho preso dei microfonini wireless. Sempre da Shane, quindi sto facendo un test. Mi sembra che siano molto potenti. Spero soltanto che mi durino a livello di durata per tutto il video e che non arrivo a un certo punto dove ci sarà il video muto. Speriamo, pregate per me, prego anch'io. Direi di non perderci in troppe chiacchiere, di iniziare. Oggi sono tutta sfatta perché sto registrando questo video in un momento della giornata in cui di solito io non registro, ovvero tardo pomeriggio, perché di solito io se faccio faccio al mattino che mi sento più fresca, invece adesso sono già stanca dal lavoro e tutto quanto e vabbè, quindi niente. Scusate, ho anche la faccia un po' gonfia, non ci facciamo caso a tutti i miei disagi, andiamo avanti. Allora, come sempre vi chiedo scusa per le luci, per i sassi, per Babbo Natale. Non ero preparata a fare questo video oggi, ma mi è arrivata questa, dovevo per forza farlo. Allora, tanto che puzza. Ho aperto la nostra box dei desideri e all'interno, come primissima cosa, troviamo il cerchietto di Rick, che andrà a proprio a infilarmelo così bellamente sulla mia testa. Voilà, anzi, togliamoci il cerchietto che già avevo e andiamo a metterci questo fantastico cerchietto. Oh, che bella! Beh, cerchietto a parte, non è quello che ce ne frega, quindi andiamo a togliere il piano superiore di questo. Passiamo al primo piano che si presenta in questo modo qua. E vediamo subito la palette e mi pare la cipria. E adesso andiamo a vedere insieme. La palette si presenta così, questo è il pack esterno, metti a fuoco, grazie. Quando della palette vedete che cambia l'immagine, adesso ve la faccio vedere bene. Tra l'altro c'ha anche i disegnini dentro dei personaggi di Rick e Morty. E questa è la palettina. Come possiamo vedere c'è l'immagine che cambia. E questo è il suo interno. Cercherò di non far cadere la plastica. E questo è come si presenta appunto la palette. Adesso togliamo la plastichina per farvi vedere i colori. Voilà, bellissimo! C'è quello in alto lì che mi ispira tantissimo. Poi è bella anche questa, cioè l'acetato lo terrò per una volta. Questa è la cipria e questo è il pack esterno della cipria. E questo è troppo bello. Questa è la cipria, come si presenta? No, è fantastico. E qui dentro è così. E in teoria, adesso vado a togliere anche. In teoria, nello specchio bisognerà. Ecco, si vede! Si vedono due immagini diverse, vedete? No, è fantastico. Bene, e il primo cassetton l'abbiamo fatto con il pezzo forte, direi che è la palette e la cipria. Secondo cassettone, olè. E cosa c'è in questo cassettone? Un fantastico specchio, la spugnetta e questo bellissimo blush, che secondo me è un altro pezzo fantastico. Eccoci qua, pa-pa-ra-pa. E questo è il blush. Ci rendiamo conto della bellezza di questo blush in crema che è fatto così. Beh, è bellissimo, ma come si fa a usare una cosa del genere? A me dispiacerebbe un sacco.
non so se me la sento di utilizzarlo. Ok, poi abbiamo lo specchietto fatto in questo modo qua, anche bello grande. Poi abbiamo la spugnetta che è fatta così. Comunque, Shiglam, posso dire che si sta superando un sacco. L'ultimo cassetto non si estrae, ve lo faccio vedere da così. E abbiamo il pezzo forte di nuovo. Sono tutti pezzi forti, quindi è inutile che continui a dirlo. I lip gloss e lo spray fissante a forma di triolo. Questa collezione è davvero bellissima. Allora, questo è lo spray fissante che mi fa morire perché è bellissimo. Semplice spray fissante, spero che abbia lo stesso spruzzo degli spray fissanti, cioè di Shiglam, perché sono bellissimi. Ultimo, ma non per importanza, abbiamo la box dei gloss e sono uno più bello dell'altro. Beh, raga, di cosa stiamo parlando? Sono bellissimi! Metto un attimo di ordine qua e andiamo a truccarci con questa collezione fantasiosa. Allora, vi faccio vedere anche i prodotti da vicino, magari vi swatcho tutti i colori della palette, così se siete interessati all'acquisto potrebbe essere una cosa interessante, secondo me. E questa è la trama appunto che troviamo sul pack che cambia di due scene appunto di Rick e Morty. E questo invece è l'interno che è fatto in questo modo qua, ve la faccio vedere così vedete almeno anche tutto il disegno proprio e la cura nei dettagli perché... guardate quanto è fatto bene tutto quanto. E questi invece sono appunto i colori che troviamo all'interno. Ovviamente è una palette abbastanza colorata che però ha anche un tocco di nude dentro. E questi sono tutti i colori swatchati. Mi è pianto un po' il cuore, devo dirvelo sinceramente, perché è stato triste rovinare il pattern della palette, però questi sono tutti i colori proprio in ordine da sinistra verso l'ultimo destra. E magari vi faccio anche una foto col telefono, così ve la lascio qua e scrivo tutti i colori. Allora, bene, bene, cosa facciamo? Iniziamo a truccarci, no? Allora, non ho idea di che cosa farò, come al solito, perché io sono una persona che ovviamente non si prepara mai una mazza prima. Direi che intanto possiamo usare il colore, quello più chiaro, per farci una transizione. Che dite? Andiamo a prendere questo colore che si chiama Cromulon, che è appunto il beige qua, che spolvera un sacco, ve lo dico, così lo sapete, e andiamo a farci la nostra transizione per uno settare il primer che ho messo e secondo per aiutare appunto gli ombretti anche a sfumarsi meglio perché essendo che sono tutti colori particolari vuole anche questo. Vado a prendere questo azzurrino qua che si chiama Planet Squanch, come potete vedere, che c'è proprio Rick sopra. E anche questo spolvera, vado a sbattere un po' l'eccesso e lo metto sulla piega. Per avere una buona saturazione di questi colori qua, forse andrebbe utilizzato un altro tipo di primer più neutro, tipo un primer bianco che faccia uscire fuori questi colori un po' pastello. Di solito a me le palette di Shiglam non mi piacciono quasi mai perché le trovo un po', povere di pigmento. O meglio, ci sono alcuni ombretti che sono spaziali, altri che sono proprio orribili. Non c'è una via di mezzo, cioè sono o belli o sono orrendi. Allora, fatto questo, io credo che potrei andare ad azzardare anche un po' con lilla, magari più sulla parte dentro, con un pennellino un po' più piccolino. Un po' così. E andiamo a prendere questo qua che si chiama Unity e spolvera, non ve lo dico neanche, però sembra essere molto presente sul pennello. Vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa di decente. Vede, pochino, molto delicato, ma d'altronde
mi aspettavo chissà quale equipmento. Questa intanto è la situazione. Sono molto tentata di fare una catchphrase. So che la farò perché è tantissimo che non faccio un trucco un po' 2016 andante, no? Che dite? Possiamo farlo. Allora, visto che poi andrò a tagliare, andiamo a fare qualcosa di trugno. Allora, con un altro pennello vado a prendere il blu, che è Get Sweepy. Questo colore qua, e andiamo a metterlo proprio sotto al nostro azzurro, così. Vado proprio sulla piega, mi concentro bene, anche questo colore purtroppo non è molto pigmentè, ma dai, si stratifica abbastanza bene però, eh. Ok, adesso con un pennellino un po' più piccolo, tipo così, vado a prendere il viola che si chiama King Jelly Bean, che è questo colore qua, e vado a metterlo poco sotto all'azzurro che ho applicato. Anche questo spolverano un poco e poi mi aiuto appunto a sfumare con il pennello che ho usato prima. Allora, sì, praticamente sta incominciando a prendere forma qualcosa, eh. Non che io sia molto soddisfatta di quello che sta uscendo fuori. Allora, arrivati a questa fantastica situazione, per come sono fatta io mi andrei a struccare perché non mi piace, però voglio fidarmi del mio intuito. E vado a pulire appunto sulla palpebra così da creare appunto una crease, poi vediamo un po' come muoverci. Allora, eccoci qua ripuliti, diciamo più o meno. Sto meditando se lasciare aperta la crease o se chiuderla, però adesso facciamo una cosa, vado a scurire intanto un po' dalla piega con The Citadel, che è questo marrone molto scuro qua, con un micro pennellino proprio e vado a appunto scurire la zona qui per ma creare maggiore stacco. Forse ci sarebbe stato bene un nero, chi lo sa, adesso lo scopriremo. E poi sto valutando se metterlo shimmer verde che non c'entra una mazza, probabilmente su palpebra nuda. Ah, ok. Si vede abbastanza bene, contando che lo sto prendendo con un mini pennello. Questo è un pennello da nail art, è super comodo per fare questo tipo di cose molto fini. Io di solito lo uso proprio per fare o queste robe qua o proprio per il body painting. Vado a chiudere la mia riga di la mia crease. Praticamente vado a riprendere i colori di prima, lo vado a chiudere solo perché mi piace di più chiusa sul mio occhio, anche se non ho proprio un occhio da cat crease, perché la palpebra è un po' cadente e quindi non è che sarebbe proprio il massimo. E sì, andiamo a chiudere. Praticamente con gli stessi colori che ho usato prima vado a fare quello che ho fatto sopra. Arrivato a questo punto, che siamo in questa situazione dove questa crisi si vedrà se io starò solo così, perché se sto già normale non si vede più una mazza, quindi starò così tutto il tempo. Vado a mettere questo colore che si chiama Two Crowns, questo colore qua bellissimo, che non mette a fuoco perché non ne ha voglia. Ok, questo colore qua. Sperando che si prelevi col pennello, sembrerebbe proprio di sì, anzi, un botto. Wow, sembra super burroso. Ok, e vado a frullare così. Wow, questo è davvero un bellissimo wow colore. Wow, ma che bello, raga! E non c'è niente sulla palpebra, anche perché l'ho struccata. E non ho applicato altro, quindi è proprio natura, così, wow. Bello, allora io amo questi tipi di ombretti, così mi fanno volare un sacco. Allora, appena messo sembrava top, però forse un po' fiaffetto. Allora, sì, secondo me, allora, intanto fatemi capire che se lo prendo col dito magari è un po' più intenso. Sì. Oltre a quello non va. Allora, bello.
Forse con queste luci non si percepiscono gli switch del colore perché è un po' diverse per le scente, un po' verdastro, un po' dorato, qualche particella di blu ce l'ha all'interno. Andiamo a metterci anche un po' di The Clone, così usiamo più colori possibili, che è l'altro shimmer, questo qua azzurrino, questo che non mette a fuoco oggi, non ce la fa. Lo metto magari un po' più sulla V esterna per dare tridimensionalità a tutto. Tridimensionale. Poi magari è un pacciugo inutile. No, dai, ci può stare. Ah, vado a prendere anche un po' di questo qua, un po' silver, che si chiama Dimension C131. Scusate, io non so leggere i numeri in inglese. Cioè, finché arrivano al 10, ok, poi dopo. All'interno qua, così, oh, voilà. Praticamente ho creato un ombre. Ok, fantastico, top! Siamo arrivati a questo punto, il video è finito, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Adesso, visto che ho fatto un patatrack, vado a ripassarmi un po' qua perché si è aperto, giustamente. Ole, a posto! Dopo 16 ore sono riuscita a fare gli occhi, sono passate 12 anni. E vado a ripulirmi, faccio una base velocissima e ci vediamo per il resto dei prodotti, perché poi c'è anche il kit dei gloss che è molto interessante. Quindi, Giulia, muori. Ok, eccoci qua con una base velocissima, fatta un po'. Adesso è il momento di questo, che a me piange molto il cuore. Infatti, non credo che lo userò così, ma andrò a prenderlo un po' di lato perché mi dispiace usarlo. Quindi. Beh, che dire, il pigmento non manca, questo blush, bellissimo, ma forse col senno di poi è molto meglio metterlo in questo modo, perché secondo me sarebbe stato troppo pigmentato. Ovviamente ho esagerato, come sempre, perché io non ho una via di mezzo, o non mi trucco, o mi trucco troppo. Bello, 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 mi piace veramente tanto, mi dispiace che si è già rovinato un po' il disegno. Però d'altronde, cioè, che fai? Se vuoi provarlo è un po' difficile, no? Io colleziono tantissimo per il packaging soprattutto, però comunque mi piace anche utilizzarli, i trucchi che compro, anche perché i soldi ce li spendo. Ok, andiamo a vedere questa fantomatica cipria, come funziona. E vi ricordo, si vede la versione malvagia. E vado con un pennellazzo così e vado a prenderlo in maniera molto delicata. Vediamo un po' come si comporta. Si è simile a quella della collezione di San Valentino di qualche anno fa, la Love Dive, che io uso quotidianamente. Infatti è qui da qualche parte, eccola. Questa qua, che a me piace parecchio. E questa è la seconda che ho. Infatti c'è già il solco. Che non ne sto prendendo tanto, però vediamo la differenza. La differenza direi che si vede. Ok, adesso è il momento del nostro caro amato setting spray, il nostro amico cetriolo. Odora di cetriolo. Io. Spero che abbia lo stesso getto che hanno tutti gli spray di Fig Lam, o almeno gli ultimi che hanno messo, che sono molto diffusi. Vediamo com'è. Ah, sì. Oh, come odore di cetriolo. Molto rinfrescante. Oh, che bello. Veramente bellissimo. Oh, che bello. Wow. Allora, adesso vado a mettere il mascara. Vado a mettere una matita labbra giusto per contornare anche il nude del mio colore. E adesso andiamo a vedere quale gloss andrò a mettere. Questa è come si presenta appunto la box dei gloss e questi sono quelli all'interno. Adesso mano a mano ve li faccio vedere sbocciati. Partiamo dal primo che si chiama Bette, che è fatto così. E allora questo appunto è il color Bette, questo qua. Come vedete molto specchiato, bello. A seguire Summer, che è fatto così. Quindi questa è Summer, bello specchiato anche lui, wow, sono veramente belli questi gloss.
Poi ovviamente abbiamo Rick, che è il mio preferito. Devo dire che lo scovolino non prende tantissimo prodotto, eh. La parte anche meglio. E questo è l'effetto di Rick. Poi abbiamo Morty, appunto. Questo è un colore più marroncino e questi intanto sono i colori. E poi passiamo all'ultimo, ma non per importanza, che è un bellissimo colore che si chiama Jerry ed è fatto così. Voilà, e questi sono tutti i gloss swatchati, quindi bellissimi. E mo' quale andrò a mettere? Andiamo a mettere Summer come primo step. Buon profumo. Odore tipo di fragolina. Ok, questo è l'effetto appunto di Summer. Come vedete è bello specchiato, ma non ha i brillantini che adesso andiamo a aggiungere con la Rick. Sperando che si veda qualcosa. Ovviamente facendo così sono andata a sporcare il scovolino. Cosa che non ce ne frega niente, comunque questo alla fine è il risultato del look che ne è uscito fuori. Mi sa che non riesco a farvi più la ripresa a luce naturale, ma se ci riesco ve la lascio. Fatemi sapere con un commentino qui sotto, mi raccomando, qual è il vostro pezzo preferito della collezione. Io sicuramente ho apprezzato tantissimo il Satin Spray perché uno sa di cetriolo e a me piace moltissimo l'odore del cetriolo, anche se in realtà il gusto non mi fa impazzire, e poi è freschissimo e in più lascia la pelle molto bella. E poi i gloss sono molto belli, per me che non è che apprezzi tantissimo i gloss, in realtà mi piacciono più che altro per le foto o se non ho voglia di mettermi niente sulle labbra, perché poi si attaccano i capelli, tutte queste robe mi danno fastidio, ma molto molto belli, sottili, morbidi, non per niente pastosi, non fanno filamenti strani mentre parlo, non mi sembra. Molto belli, comodi, ok. Sono dei gloss alla fine. E la palette è carina, ma secondo me devono ancora un po' migliorare con le polveri Shiglam, perché gli shimmer va bene, sono abbastanza belli. Gli opachi secondo me sono sempre un po' mosciarelli, diciamo che nel complesso sì, secondo me le polveri sono quelle che sono sempre un po' carenti, perché poi tutti gli altri prodotti che provi, specialmente i blush, le cipre, sono molto valide. Niente, detto questo, spero che questo video vi abbia fatto compagnia, che vi abbia intrattenuto in qualche modo e spero che soprattutto l'audio sia che si sente e che non sia successo qualche disastro nel mentre, perché è stato un esperimento anche quello, io giustamente furba. Detto questo, non mi resta che invitarvi ad iscrivervi al canale, a mettere un bel pollicione su, mi raccomando, supportatemi se vi va, lasciate un commentino qui sotto appunto con quello che preferite della collezione e se comprerete qualcosa. Secondo me questa è la collezione più bella che ha fatto Shiglam per il momento, ma proprio a livello di tech. Tra questa e quella di Harry Potter sono un po' combattuta perché sono tutte e due molto belle, ma forse questa qua sono superati, perché, cioè, poi parliamone, guardate qua, sono bellissimi. E niente, detto questo non ci resta che salutarci, vi mando un grosso bacio gigante, ci vediamo al prossimo video. Ciao!